ecco, un momento sempre importante per ricordarlo, anche che il processo di beatificazione sta andando avanti. Sì, come ho detto prima, noi continuiamo a fare memoria. Fare memoria è diverso dal ricordare, il ricordo può anche svanire. La memoria invece è sempre viva perché si nutre ovviamente di una ricchezza che è la ricchezza della testimonianza. La testimonianza che ha offerto il giovane magistrato Rosario Livatino ovviamente continua ad essere portatrice di grande beneficio dal punto di vista morale, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista dell'amore verso la giustizia e la verità. Siamo contenti perché il processo sta andando avanti nella sua fase romana, quindi attendiamo adesso il parere di formalità, della validità della formalità per quanto riguarda gli atti del processo diocesano e il parere anche di merito sulla proposta di firma del decreto di venerabilità da parte del Santo Padre Francesco, che sarebbe di fatto il primo passaggio fondamentale verso la beatificazione e quindi verso la canonizzazione del servo di Dio. Sotto il profilo del dolore personale non è cambiato nulla. È veramente singolare dover dire che in una stagione dove la cascata di informazioni costringe a metabolizzare rapidamente anche gli eventi più gravi, questo fatto rimanga vivo nella memoria. È una giornata sempre difficile per chi l'ha vissuta e venire in questo posto è particolarmente doloroso, però c'è la spinta a mantenere vivo questo messaggio importantissimo, perché può essere la chiave di volta per una svolta di questa terra. Questo era ben lucido nella mente di Rosario, che affrontava la situazione non col coraggio, ma con la coerenza, sapendo che era l'unica via per una soluzione, via che lui traeva non solo dall'impegno professionale grandissimo e dalle sue capacità, ma anche e soprattutto dal recepimento del messaggio del cristianesimo. Un esempio vivo che va mantenuto vivo, è un tesoro per la collettività. Siamo qui per ricordare ancora una volta nel 29° anniversario del barbaro omicidio il dottor Rosario Angelo Livatino, magistrato di grandissima professionalità e uomo mite e persona per bene. Lo ricordiamo appunto come magistrato di grandissima professionalità per le attività che ha posto in essere e come uomo mite, non perché vogliamo sminuirne il valore o la figura, ma anzi proprio per valorizzare la statura morale del dottore Livatino, che in silenzio, con grandissima dignità, da solo conduceva il suo lavoro quotidiano in un momento storico che ben ricordiamo della nostra tramartoriata provincia, 400 morti ammazzati per mano mafiosa tra il 1989 e il 1992. Oggi ho avuto l'onore di rappresentare il presidente della regione Nello Musumeci alla commemorazione del giudice Livatino, un uomo per bene, un giudice illuminato che ha compiuto il suo dovere fino alla fine, fino all'estremo sacrificio. L'esempio del giudice Livatino e il sangue di tanti martiri ci ha reso una Sicilia migliore, che le istituzioni tutte devono preservare e continuare a far migliorare, perché la Sicilia bellissima non sia più disgraziata ma ritorni piena di grazia.